Abbiamo affrontato la questione della modifica del regolamento stesso in base ai progetti di modifica che sono i più vari, i più diversi, ve ne sono diversi giacenti. Ovviamente si è discusso del punto principale in discussione, ovvero le modalità di votazione di quando arriverà in aula la conferma della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità in relazione al senatore Berlusconi. E abbiamo ascoltato alcuni pareri dei membri della Giunta, i pareri dei partiti, che alcuni dei quali hanno anche condiviso la condivisibilità della necessità di una modifica regolamentare, esprimendo però perplessità sulla tempistica, ovvero sulla possibilità che, modificando adesso l'articolo 113 del regolamento, in sostanza, proprio in vista della votazione sul senatore Berlusconi, questo potesse essere difficilmente accettabile o quant'altro. Allora noi abbiamo ritenuto di poter dare una risposta a questa situazione che anche abbiamo voluto, come dire, apprezzare e prendere in considerazione, ovvero abbiamo fatto una proposta di parere che abbiamo chiesto che la Giunta condivida, ovvero è un parere interpretativo sull'articolo 113 del regolamento del Senato in base alla quale proposta non vi è necessità di modificare il regolamento, ma in virtù anche di precedenti già avvenuti innanzi alla Camera e anche qui al Senato, nel caso di specie, non trattandosi di un voto personale sulla persona di un senatore, ma bensì un voto attinente al suo status di appartenente o meno al plenum del Senato, non vi è necessità, o meglio il voto deve essere palese e nel caso specifico non può neanche chiedersi il voto segreto su richiesta di 20 senatori, ciò ai sensi dei commi 3 e 7 dell'articolo 113. È una proposta di parere che naturalmente ha bisogno di essere valutata, discussa, approfondita anche da parte dei proponenti, noi del Movimento 5 Stelle, e allora abbiamo chiesto al Presidente di fissare quindi un'altra giunta prima della data che sarà fissata per la votazione in aula sulla decadenza, sulla mancata convalida dell'elezione del senatore Berlusconi. E a questo l'esito di questa richiesta, in base a quello che il Presidente Grasso ci ha detto, in base alle sue disponibilità e impegni, è stata fissata già una prossima giunta per il giorno 29 di ottobre alle ore 15. Abbiamo una data che noi francamente speravamo che fosse più prossima oggi, più vicina. Ma come finirà? Alla fine non è necessario cambiare il regolamento dunque del Senato? Se, allora, noi prendendo atto che di volontà di modifiche del Senato abbiamo appreso che se ne parla dalla 14ª legislatura, forse ancora prima, ma è difficile mettere mano evidentemente al regolamento che capiamo è la macchina dei motori dell'intera transatlantico parlamentare. E abbiamo ritenuto di essere utili proponendo questa via, che è una via interpretativa, indolore, che non richiede modifiche regolamentari impegnative, tanto più che questo si inserisce nell'ambito del dibattito sulle riforme istituzionali. E quindi chiedo scusa? Ritirate la proposta di modifica? Beh, se la Giunta dovesse a maggioranza convenire sull'interpretazione che noi proponiamo, sarebbe inutile, perché, ma non solo per Silvio Berlusconi, da ora in poi, qualora si dovesse votare in aula in esito a una proposta della Giunta in merito alla incandidabilità o decadenza di un senatore, non vi è bisogno del voto segreto, ma anzi il voto deve essere palese. Questo varrebbe non solo per Berlusconi, ma per chiunque altro dovesse trovarsi nella stessa situazione.